Ed è sempre così in Afghanistan. Una colonna di mezzi militari si avvicina e regna la diffidenza, perché le divise in un paese martoriato dalla guerra non sono mai rassicuranti. Poi, dai portelloni dei blindati della Task Force Grifo della Guardia di Finanza sono usciti scatoloni pieni di materiale scolastico, giocattoli e vestiti. Una donazione da parte dei militari alle dipendenze del tenente colonnello Sergio De Francesco, che si è recato personalmente nella municipalità di Shakiban, a 65 km da Herat. All'interno di un istituto scolastico, sede della cerimonia, oltre a centinaia di studenti, erano presenti il sindaco della cittadina e il generale della polizia locale, impegnato nei giorni scorsi a curare i contatti con le autorità afghane e a gestire e coordinare la sicurezza dell'evento. La scelta di una municipalità piccola, lontana più di un'ora da Herat, hanno fatto sapere gli uomini del Grifo, aveva come scopo quello di ricordare agli afghani che gli italiani desiderano rafforzare i rapporti di amicizia anche nei villaggi più piccoli, quelli meno battuti dalle grandi organizzazioni internazionali e per questo spesso dimenticati.